Ciao a tutti, io sono Elisa e benvenuti su Afrodite Urania. Oggi è il gran giorno, in questo mese parteciperò anch'io e anche nei prossimi alla BookTube Italia Legge Indipendente. Come vedete ho messo lo sfondo natalizio perché ormai ci siamo e questo mese è stata estratta la casa editrice Coconino Press. Io ero entusiasta di questa cosa in quanto la Coconino è una delle mie case editrici preferite, però tra tutti quelli che ho scelto, ero indecisa tra se recensire Quaderni Giapponesi oppure Tommino la Dannata, però ho deciso di leggere e farvi scoprire I quartieri lontani di Jiro Taniguchi. Perché questa scelta? Perché Taniguchi mi piace molto come autore e questo lo trovavo in linea nelle mie corde. Come vedete qua ci sono tutti i pezzi che mi hanno colpito di più. È un volume bello grosso perché sono più di 400 pagine e ha una prefazione scritta da Igor dove ci parla di Jiro Taniguchi e del suo carattere, di come è umile, della sua amicizia con lui e del film tratto appunto da Quartieri Lontani o chiamato anche in una lontana città come mi pare fosse il titolo originale di quest'opera. Hiroshi è un uomo di 48 anni che tornando a casa del lavoro sbaglia a treno e finisce nel suo paese natale. Camminando si ritrova anche guidato un po' dall'istinto davanti alla sua prima casa, la casa dove stava con la famiglia eccetera, ormai abbandonata in quanto si sono trasferiti tutti, e davanti alla tomba della madre. In quel momento Hiroshi sviene e svegliandosi su un corpo di un 14enne come vediamo in copertina. Questo lo destabilizza tantissimo, ma lo porterà a dover ricominciare praticamente da capo. Cioè lui si ritrova come un adolescente di ritorno a scuola con la testa di un adulto, di un 48enne, che sa già quello che succederà ai suoi compagni, in quanto lui viene appunto dal futuro, e quindi si ritroverà a dover ricominciare tutto da capo e ad affrontare i problemi di un adolescente. Forzerà l'amicizia con la più bella della classe, Nagase Tomoko, e questo lo porterà a capire che sta cambiando il passato, e se cambia il passato perché non provare a fermare il padre in procinto di abbandonarli? Infatti Hiroshi sa che ad agosto, fine agosto, il padre senza nessuna ragione specifica li abbandonerà ed è per questo che chiederà aiuto alla nonna per scoprire il retroscena dell'incontro tra il padre e la madre, che come si sono incontrati, come si sono incontrati, come si sono conosciuti, e infatti la nonna gli rivelerà che si sono incontrati dopo la seconda guerra mondiale in circostanze particolari. Hiroshi vive questa esperienza con la consapevolezza di un adulto, ma con all'interno la voglia di aiutare la madre, avere una famiglia solida e felice come era un tempo. L'opera è pura poesia, si passa da momenti di quotidianità a momenti di forte riflessione, in un climax sempre più crescente che troverà l'apice assolutamente con l'incontro tra Hiroshi e il padre in procinto di andarsene. Scena molto toccante e ricca di significato. La particolarità di Taniguchi è appunto il saper caratterizzare i personaggi, e qua è puro e limpido la differenza tra il protagonista Hiroshi e i veri adolescenti, in quanto Hiroshi è un adulto e pensa come un adulto, mentre gli adolescenti vengono caratterizzati in modo totalmente differente. Stessa cosa, è molto importante la figura della famiglia, della madre lavoratrice fino allo sfinimento, della nonna che non si intromette mai tra i due coniugi ma che ha un forte senso di colpa, la sorellina comunque vivace e allegra, e il ruolo appunto del nostro protagonista che all'inizio, quando era un vero adolescente, è il ruolo di un classico adolescente, ma in questo caso è il ruolo molto più predominante. Il tratto di Taniguchi è il solito, quindi elegante, delicato, molto espressivo e assolutamente tipicamente giapponese, perché lo trovo uno dei tratti più rilassanti in assoluto. Una delle caratteristiche difficili da trovare tra i fumettisti, dico fumettisti e non mangaka perché
Taniguchi è uno degli esponenti del Gekiga, che si differenzia da un manga per la sua drammaticità e realtà. Ho acquistato questo volume in quanto il maestro Taniguchi ci ha lasciato a febbraio scorso e mi sembra un bel modo per rendergli omaggio. Ho avuto l'occasione e l'onore di vederlo a Lucca Comics. È una persona pacata e veramente umile, solo a vederlo si percepiva benissimo. Questo volume lo consiglio a tutti gli amanti del fumetto e non, perché parla semplicemente di quotidianità e di problemi reali ed è pura, come ho detto, poesia. Bene, spero di avervi invogliato all'acquisto di Quartieri Lontani di Jiro Taniguchi, edito dalla Cocconino al prezzo di 22 euro per 400 pagine, 430 pagine circa. Con questo è finita la mia recensione, mi raccomando, nell'info box troverete tutti i link ai canali che partecipano a questa bellissima iniziativa creata da Miss Tortellino. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete letto questo volume, se vi è piaciuto, se lo comprerete e se vi ho invogliato ad acquistarlo. Sempre nell'info box troverete tutto quello che vi serve per trovarmi nei social e non. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!